Questo Alan 48 di Antonio qui, nella stessa provincia di Vibo, qui, un paese vicino dove abito io. Dobbiamo sistemare la potenza, poi espanderlo di canale, mettere l'eco, il Roger Beep e qualche altra miglioria. Adesso vediamo nelle condizioni in cui si trova quanto dà. Sono 4 watt, quelli classici, 7-8 di picco, quindi oltre a tagliare il cavetto che di solito si taglia per aumentare la potenza, voglio eliminare quei due transistor che la regolano e mettere il mio regolatore, però adesso lo apro e vediamo le condizioni in cui si trova all'interno. Purtroppo sono un po' ingolfato in questo periodo, e quindi devo prima preparare le schede da montare negli apparati e poi passare alla modifica. Ma qua sto preparando le schede per l'eco e il Roger Beep, poi preparo quella per la potenza, e man mano che mi occorrono me li assemblo così man mano che vengono i lavori. Non ne ho pronti, che non so cosa fare per primo, riparare o fare le schede. Lo faccio man mano che vengono i lavori. E così possiamo incominciare. Allora, come ho fatto con gli altri apparati che erano simili a questo qua, tolgo questo transistor qua e quest'altro che si trovano sulla linea di alimentazione del finale e metto un regolatore di quelli che faccio io. In questo modo la variabilità della potenza può spaziare meglio e la rendo regolabile pure. E anche questa è fatta. Allora, scheda eco in questa posizione. Come integrato ho usato il V3205 della Call Audio, ha un delay più lungo. Poi Roger Beep in questa posizione, regolatore di potenza. Qui ho messo questo doppio relè per lo stacco modifiche. Sono contrario allo stacco modifiche, però me lo chiedono e lo metto. Anche perché sono diverse linee da commutare e quindi è un po' complicato. E anche perché poi se uno viene fermato dalle forze dell'ordine e vogliono cercare il pelo nell'uovo, lo trovano. Basta che prendono l'apparato in mano, lo soppesano un po' e si accorgono che in effetti ci sono le modifiche, però lo vogliono e io glielo metto. E niente, adesso lo chiudo, faccio un po' di ordine qui sul bancone e poi lo proviamo. Allora, appena accendiamo l'apparato, è un apparato normale, senza, non presenta nessuna modifica. Infatti, se guardiamo la portante, sono quasi 4 watt. Supera i 20 di picco. Adesso inseriamo le modifiche in questo modo. Uno scatto si riporta com'era ed entrano in gioco le modifiche. Adesso sono con la potenza minima, però con le modifiche inserite. Sono 2,5 watt, 3. Se io aumento, mi ritrovo con 10-11 watt e l'ago va a sbattere a fondo scala. Passiamo sull'altra portata, quella di centro.
supera i 40 di picco. Adesso mettiamo un po' di eco. Voilà. Breco, breco. Solo per sentire come va. Allora. Devo abbassare un po' le ripetizioni perché con il volume alto l'intensità, con questa intensità se ne va all'infinito l'eco, quindi devo poco poco abbassare, ma noi di solito lo usiamo in questo modo. Ora. Breco, breco. Forse lo faremo anche un po' più basso. Comunque, resta il fatto che sulla scheda ci sono i trimmer e si può regolare sia la velocità sia le ripetizioni. E questo è tutto, vi ringrazio per aver visto anche questo video e vi auguro una buona giornata, grazie.